Siamo vicinissimi alle festività natalizie, manca veramente poco. Un anno ormai è passato, sta passando. È stato un anno difficile, abbiamo vissuto la coda del Covid che purtroppo ci ha contagiato tantissimo e in più stiamo anche vivendo una guerra all'interno della nostra comunità europea. Quindi diciamo un anno molto difficile. E noi cosa abbiamo fatto per far sì che questo sia un Natale diverso e migliore? Beh, abbiamo, ne cito tre iniziative che abbiamo portato avanti. La prima è stata quella di aumentare il contributo per le famiglie più bisognose, per diciamo risolvere il problema del caro bollette, che è un problema che affligge un po' tutti. Siamo riusciti ad accontentare circa 50 famiglie di Santo Stefano Ticino. Poi, come avrete notato tutti, Santo Stefano Ticino ha finalmente le luminarie, non è una cosa così scontata, tanti altri comuni non ce li hanno, noi invece abbiamo voluto metterle perché Natale è bello se è illuminato. Questo si aggiunge anche al discorso di riqualificazione energetica dell'impianto illuminante di tutte le strade. Al terzo posto abbiamo consegnato a tutti i ragazzi delle nostre scuole, scuola materna, scuola primaria, scuola secondaria, dei piccoli regali, dei regali che però sono stati veramente apprezzati da parte loro. E quindi diciamo queste sono le nostre iniziative che vanno nella direzione di avere un Natale migliore nel Santo Stefano Ticino. Arriviamo quindi al momento dei ringraziamenti e degli auguri. Ci sentiamo senz'altro di ringraziare tutte le associazioni di Santo Stefano Ticino perché hanno contribuito tantissimo a far sì che il paese sia vivo, organizzato, con tante manifestazioni e tanti eventi. Quindi grazie veramente a tutte le associazioni di Santo Stefano Ticino. Ringraziamo anche le forze dell'ordine perché ci permettono di vivere in un paese più sicuro, più tranquillo, quindi la polizia locale, i carabinieri, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i dipendenti comunali che si impegnano tantissimo, quindi grazie veramente a tutti, la protezione civile. E poi un ringraziamento va anche ai medici di medicina generale, alle infermieri di Santo Stefano Ticino, perché di certo hanno vissuto degli anni veramente difficili. Poi un ricordo ai commercianti che devono lottare contro questo caro bollette, a tutti gli imprenditori di Santo Stefano che hanno mille problemi. E quindi veramente grazie a tutti e l'augurio è che tutti voi possiate veramente passare un Natale felice, sereno con i vostri cari. Auguri!